Ciao, questo è il video tag sulle mie scarpe preferite. Ho tipo una cosa come 50 paia di scarpe, forse un po' di più. Quindi non vi preoccupate, non ve le farò vedere tutte. Allora, comincio dal paio di scarpe che uso di più in assoluto in questo momento e comunque in generale. E sono questi stivaletti dell'All Stars che ho comprato su internet, ovviamente. Sono molto carini, sono di camoscio nero con questi tre bottoncini automatici. Sono bassi e sono praticamente come lo Star, solo che sono a stivaletto. Sono fatti così. Allora, li ho comprati su internet, li ho pagati intorno ai 95-100 euro, adesso non ricordo di preciso. Comunque li uso tantissimo, sono veramente comodi, come ovviamente sono le All Stars. Niente, mi piacciono molto messi con i pantaloni dentro, con i pantaloni infilati dentro e i bottoni slacciati li porto quasi sempre così. Hanno anche il velcro qui per infilare bene il piede. Niente, queste sono le mie prime scarpe preferite. Un altro paio di stivaletti che uso molto ora sono questi. E sono degli stivaletti di camoscio, sempre veri. Color cammello, che hanno questo nastrino molto simpatico, molto carino, tutte le frange. Sono cuciti a mano. E hanno un pochino di tacco nascosto, che sembrano bassi, ma in realtà il piede arriva qui più o meno. E questo è tutto tacco. Questi mi piacciono tanto anche con le gonne, sono molto carini, sono super morbidi. Hanno quell'odore di camoscio che io adoro e li ho pagati intorno ai 45 euro in una bancarella di un mercato. Altri stivali che uso, che ho da pochissimo perché li ho tipo da 10 giorni, però li sto usando tanto. Ora poi comincia a piovere, quindi li uso ancora di più. E sono questi qui, sono dei semplicissimi stivali neri in ecopelle, bassi, hanno pochissimo tacchetto, punta tonda. Sono molto lunghi e hanno il risvolto qui, che volendo uno lo tira su e arrivano sopra il ginocchio. Queste sono veramente molto carine, sono semplici, però io le volevo proprio semplici perché anche con magari un abbigliamento un pochino più particolare, questi stanno molto bene. Volevo proprio un paio di stivali così. Questi li ho comprati al mercato, li ho pagati 30 euro. Sono veramente molto comodi, molto comodi. Un altro paio di stivali che ho comprato l'anno scorso, lo scorso inverno, non mi ricordo se li ho comprati in saldo oppure no, comunque sono questi. Tum. Sono belli alti e sono un color cioccolato. E hanno questo bel tacco tosto, tozzo, e sono veramente molto comodi perché hanno il plateau davanti, quindi non c'è troppo dislivello, c'è un po' meno dislivello tra il tacco e la punta, insomma. Arriva qui il piede, quindi non è proprio in verticale, che è una cosa che purtroppo mi penso che anche a voi dia noia, perché comunque mi viene un mal di schiena pazzesco. E ecco, ora si vedono un pochino più le sfumature, pieno di sfumature, queste marroni un po' più chiare, un po' beige, queste frange, sono un po' fissata con le frange, e ha questa fibbia finta, alla cerniera ovviamente, la cerniera fino in fondo per infilarli. E sono veramente belli, questi mi piacciono tanto col jeans, secondo me sono spettacolari. E sono molto comodi proprio per via di questo plateau davanti. Queste le ho pagate appunto l'anno scorso in un negozio di scarpe, le ho pagati sui 60 euro, qualcosa del genere. E è praticamente l'unico paio di stivali alti che ho, perché non ho stivali alti. Ora passiamo alle scarpe, alle ultime due scarpe. Allora, queste sono una delle mie scarpe preferite, secondo me sono troppo carine, con questo fiocco troppo forte davanti, e sono fatte in tessuto, questo è un tessuto molto morbido, sembra quasi scamosciato, sembra quasi velluto più che scamosciato, e sono color sì, platino, un po' dorate, bianche, e questi disegni a rilievo, hanno la zeppa abbastanza altina. E purtroppo però queste scarpe sono veramente scomode, sono una cosa pazzesca, penso di non aver avuto scarpe più scomode di queste in tutta la mia vita.
Ma penso di aver capito anche perché, il perché è che davanti sono sottilissime e quindi è come camminare in terra praticamente. Cioè io quando cammino sento quasi il pavimento, sono veramente dure dentro, non hanno imbottitura, non hanno niente, quindi hanno una bella imbottitura nel tallone, ma davanti dove appoggiano le dita non hanno imbottitura e quindi sono super dure. Essendo anche in sintetico non è che aiuta particolarmente il piede. Ho provato anche a mettere quella specie di solette di silicone sotto, ma ne dovrei mettere 15 o 16 per sentire qualcosa, quindi. Però sono veramente carine. Usate d'estate in primavera, poi col jeans, secondo me sono troppo belle. Danno un effetto molto molto simpatico. Molto carino, queste sono in vero cuoio. E queste le ho pagate 25 euro in un negozio di scarpe. È un bel po' di anni che ce le ho. Però purtroppo perché sono scomode le uso purtroppo poco. Magari le uso quando vado a cena che sto seduta, non devo camminare. L'ultimo paio di scarpe che mi piace tantissimo è questo. Io le chiamo le scarpe del Mago di Oz. Che non so se ricordate il film, c'era quella bimba che aveva delle scarpe rosse di vernice con il fiocco che quando le batteva. Non mi ricordo cosa succedeva, ma qualcosa succedeva, forse una magia. E appena le ho viste, le ho chiamate subito le scarpe del Mago di Oz. E sono bellissime, sono di vernice rossa, ma proprio rosso fuoco, veramente di rosso. E hanno questo fiocco annodato di velluto, sempre rosso. Anche queste sono in vero cuoio sotto. E queste, al contrario delle altre, sono più comode. Questo perché hanno un po' di imbottitura dentro. Quindi non sento il pavimento quando cammino. Hanno i pois dentro, carine. E niente, anche queste non le uso spessissimo, più che altro perché ho paura di rovinare la vernice. Che quando uno rovina la vernice, secondo me è proprio veramente un peccato. Cerco di usarle, diciamo, con parsimonia, quando non piove, quando il tempo comunque è accettabile, anche perché col cuoio sotto si scivola abbastanza, quindi. Per evitare papere in giro. E queste le ho pagate 45 euro sempre in un negozio di scarpe. Bene, queste erano tutte le mie scarpine che vi rifaccio vedere un attimo, se riesco a metterle tutte qui vicine una all'altra. E niente, ho veramente tantissime paia di scarpe. È veramente impossibile farvele vedere tutte, ovviamente. E ho cercato di scegliere quelle che uso di più, quelle che mi piacciono di più, perché se devo farvele vedere tutte, tra 2 settimane eravamo ancora qui. Bene, spero che vi abbia divertito questo video e vi siano piaciute le scarpe. Ciao ciao!